Ciao da mio Pilates, bentornati, eccoci qua per il secondo video dedicato al benessere del piede. In particolare oggi vi serviranno due palline, una più piccola e una più grande, per trattare la parte miofasciale del piede. Se vi ricordate, con il video scorso abbiamo iniziato a sollecitare le articolazioni, a predisporre, siamo ancora in una fase, diciamo, di riscaldamento, anche se è un vero e proprio trattamento anche quello che andremo a fare con le palline. Vi ricordo che questi video sono utili per persone che si allenano, per esempio, per la corsa, ma non solo, persone che devono completare il piano di allenamento perché spesso i piedi sono, diciamo, trascurati, o per problemi locali, ad esempio chi è reduce di una fascite, chiaramente chiedete al vostro medico prima di praticare questo esercizio, al vostro fisioterapista, non dovete essere in una fase acuta di dolore acuto. Per migliorare la circolazione, questa tipologia di lavoro va assolutamente bene. Controindicazioni, con il buon senso, se avete precise patologie, chiedete al vostro medico se ci sono controindicazioni per il lavoro, diciamo, di miofasciale, l'automassaggio con le palline. Bene, andiamo, abbasso un attimo la telecamera perché voglio farvi vedere direttamente sul piede i punti che andremo a trattare, ok? Allora, quando dirò base del tallone, allora centro del tallone, base del tallone, proprio qui, andate già a sentire se volete sul vostro piede perché poi dovrete gestire la pallina in questo punto. Quindi centro del tallone, base poco prima del tallone, centro del piede, poi un punto qui che è, scusatemi, qui da questa parte, tra il tallone e il margine esterno, andate proprio dove finisce il tallone ed inizia la parte, l'arco esterno, diciamo, sentite che proprio c'è l'ossicino qua, ok? Altro punto importante che tratteremo, la base del primo metatarso, più o meno dove inizia la cipolla, la nocca del primo metatarso. Bene, ora procuratevi due palline. D'accordo? Inizieremo con quella più grande, poi quella più piccola e termineremo ancora con quella più grande, ok? Quindi con la pallina un po' più grande, io adesso utilizzo questa che veramente è molto resistente. Se è la prima volta che praticate questo tipo di lavoro, prendete una pallina da tennis, va benissimo, che è un attimino, è sempre rigida, però un attimo più, attutisce un attimino di più. Quindi iniziamo con un massaggio generale, diciamo, su tutta la pianta del piede, ok? Dovete chiaramente gestire anche un po' l'equilibrio perché si tende un po', a rimanere, per esempio, tutti indietro a muovere solamente il piede. Invece, immaginate sempre come la dinamica di un passo per portare il peso, diciamo, sopra alla palla. Chiaramente, se è molto doloroso, potete rimanere invece con il vostro peso sulla gamba posteriore, addirittura seduti. Se invece riuscite a tollerare, riuscite a far entrare bene la pallina nei vari archi, nelle varie fasce muscolari del piede, assolutamente fatelo. Arrivate proprio alla base del tallone e all'esterno. Un'immagine utile può essere quella di avere una pallina capace di colorare e dovete andare a colorare esattamente tutta la pianta del piede, anche bene le dita e il tallone. Ora procediamo con la pallina più piccola e andiamo a trattare, vi ricordate, il centro del tallone. Appoggiate la pallina esattamente come fosse un tacco. Inspirate. Quando buttate fuori l'aria, portateci proprio il peso sopra. Potrebbe essere anche più piccola questa pallina, perché diventerebbe ancora più puntiforme, però potrebbe fare molto male. Quindi io sto dimostrando con una pallina piccola, però non piccolissima. Dopodiché andiamo alla base del tallone, vi ricordate? Respira e per 5 volte porta il peso sopra. Fuori l'aria 2, 3, 4, 5. Adesso andiamo a trattare la base del primo metatarso. Qui
Quindi tallone in appoggio, pallina sotto alla nocca dell'alluce, diciamo, porto il peso 1, 2, 3, 4, 5. Mi giro io, così vedete il punto tra il tallone e l'inizio del margine laterale del piede. 5 volte qui porto il peso 1, 2, 3, 4, 5. Torniamo adesso a trattare la base di ogni dito. In realtà puntiamo giù il tallone, mettiamo la pallina sotto alla radice del primo dito. E facendo fulcro sul tallone, spostiamoci a destra e a sinistra, il più possibile con la gamba ferma, ginocchio fermo, ok? Perché si sente di più il lavoro proprio sull'arco trasverso. Ok? Adesso quello che dobbiamo fare è trattare 5 linee, ok? Da qui ad ogni, immaginate di tracciare 5 linee dalla base del tallone, vi ricordate, ad ogni dito. Quindi a ventaglio tratteremo queste linee. Come le trattiamo? Tornate in piedi, anzi, magari non vi siete neanche seduti, giustamente. Allora, posiziona la pallina alla base del tallone. Pensa alla linea che va dalla base del tallone all'alluce. La gamba sopra è quasi distesa, o se ce la fate distesa, sono a circa mezzo passo dall'altro piede, ok? Non un passo completo, ma una 30-40 centimetri. E da qui, scivolando indietro per 5 volte, trattiamo la prima linea. Pensate proprio di scivolare e tirate indietro la gamba distesa. 3. 4. Considerate che il trattamento, la pressione maggiore si ha quando si va indietro, ok? Quando invece vado in avanti, alleggerisco, mi serve solo per riposizionare. Ok, 5 volte l'abbiamo fatto. Adesso pensate al punto che va dalla base del tallone al secondo dito. Tiro indietro la gamba distesa e faccio percorrere per 5 volte questa linea. 3, 4, 5. Torno alla base del tallone, penso alla base del tallone che è alla linea che collega con il terzo dito. Gamba destra sopra distesa, la tiro dietro distesa. 1, 2, 3, 4, 5. Benissimo, quarta linea, forza, 1, tira indietro la gamba distesa come per far scivolare tutto il piede, chiaramente c'è lo spessore della palla ed è proprio quello che genera il massaggio. Respirate bene, mi sono un po' dimenticata di dirvi questa cosa, quindi riuscite a rilassare bene le spalle, ad ossigenarvi bene. Ottimo, quindi abbiamo fatto tutte e 5 le linee. Torniamo alla prima pallina, se qui avete quella da tennis bene, e rifate un massaggio, diciamo, generalizzato su tutta la pianta del piede. Un po' come abbiamo fatto prima, immaginate che la pallina possa colorare, quindi di andare a colorare ogni parte del piede. Sono un po' più difficili le dita, ma si riesce con un po' di attenzione. Fate attenzione alla sensazione di dolore che deve essere assolutamente tollerabile, non troppo forte. So che a volte si va a ricercare quel dolorino che ci fa bene, però non esagerate, mi raccomando. Ok? Bene, per concludere vi invito a rimanere semplicemente in piedi, ok? E sentite proprio la differenza fra un piede e l'altro. È molto importante prima di passare dall'altra parte per sentire il beneficio di questo tipo
di lavoro. Potete sentire la sensazione del piede, per esempio, più caldo, co come se avesse già fatto, come dire, un cammino, una camminata, un lavoro. Perché questo tipo di lavoro va proprio a migliorare subito lo stato, diciamo, di circolazione, prepara il piede per un lavoro successivo. Bene, ci vediamo con il prossimo video. Prima vi invito a iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti. Premete anche sulla campanellina per avere eventuali notifiche di quando pubblico i prossimi video. Vi invito anche ad un mi piace, chiaramente se vi è piaciuto il video, di condividerlo se volete. Allora ci vediamo con il prossimo video che dovrebbe, se non erro, essere dedicato a un riscaldamento generale del piede, della caviglia e del piede, con l'utilizzo di una fascetta elastica. Procuratevela, pur deve essere anche abbastanza, diciamo, intensa, rigida e forte, diciamo, come fascetta. E, bene, allora ci vediamo con al prossimo video. Ciao ciao!